Pronto, vigile fuoco? Sì, è crollato tutto, vi prego, sappiamo un Stiamo attimo. arrivando, stiamo arrivando, stiamo arrivando. Il terremoto ha portato morte e distruzione e in molti si sono ritrovati senza una casa. Per questo, da quel giorno, sono stati trasferiti nelle casette. C'è ancora chi ci vive, ma spera di ritornare nelle proprie abitazioni. Abbiamo sentito alcuni degli abitanti delle SAE. Sono passati 5 anni, signora, da quella terribile notte. Lei che cosa ricorda di quella tragedia? È tutto, tutto. Come se fosse. Ma sì, poi ieri sera c'è stato uno spettacolo, quindi ancora di più. Ma è tutto, tutto ricordo. L'emozione è ancora forte e viva ancora. Sì, ma sì, certo, sì. Non puoi scordartelo così, così facilmente. Quella notte, diciamo che la ricordiamo molto bene, eravamo appena tornati da Amatrice, in realtà c'era una sorta di festa e ci siamo appunto svegliati ritrovandoci con insomma, io, mio figlio, mio marito, insomma anche i miei genitori e non riuscivamo ad uscire di casa perché la porta non si apriva, quindi mio figlio insomma spaventato perché in realtà non sapeva di che cosa si trattasse, quindi siamo riusciti ad uscire di casa cercando anche di portare mia madre che non sta benissimo e fuori e da lì poi ci siamo cominciati a rendere conto che insomma il paese era messo davvero, davvero molto male e i nostri ragazzi insomma tutti comunque i ragazzi del comune di Arquata penso che abbiano subito tanto, tanto anche a livello psicologico, cioè tutti via da questo posto comunque e essere poi stati spostati in un'altra realtà che non è la nostra comunque, anche se io non vivo qui, però insomma la realtà di questi posti è meravigliosa ed essere stati spostati francamente non è facile. Lei ha ancora una speranza oppure di ritornare nel suo paese? Sì. Io spero di sì, io penso, anzi penso di ritornare, non spero, ci voglio ritornare. Perché qui avevo una casa grandissima. Lei era dove stava? A Trisungo, vicino alla parrucchiera, non so se è presente. Quindi lì io avevo una casa, vivere con 60 metri, con tutto sto ambaradacqua fuori per poter sistemare le cose. Quindi...